Due ballottaggi o forse tre. Tedino prepara il Teramo alla gara contro la Viterbese, mescolando un po' le carte, anche se con ogni probabilità alcune scelte le ha già in mente. Dietro infatti Soprano gioca dall'inizio, mentre Cristini è favorito su Piacentini, ma il difensore scuola Sassuolo non è tagliato fuori completamente dalla corsa ad una maglia da titolare. Così come a centrocampo, con Arrigoni favorito nettamente su Viero per prendersi il posto davanti alla difesa. In questo caso però la scelta sembra già fatta. Gioca l'ex Lecce con Santoro certamente e uno tra Ilari e Mungo. Ed è proprio questo l'ultimo vero grande ballottaggio del tecnico biancorosso. Più fisicità o più qualità? Dipenderà molto dal tipo di gara che intenderà fare al Rocchi il Teramo. Davanti Costa Ferreira con la coppia solita formata da Bombaggi e Magnaghi. Nella Viterbese rientrano Baschirotto e Bianchi, Besea anche, ma solo a mezzo servizio. Questa mattina a conferenza stampa del tecnico dei laziali Calabro, che inquadra così il match di domani. Di fronte non dico niente di esagerato, abbiamo una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, la pari della Regina, la pari del Bari, la pari di altre squadre, della Ternana, e che dista da noi soltanto, mi sembra, 4 punti, 5 punti. E ha uno score in casa eccezionale, fuori casa lascia qualcosa, ma ha nella propria rosa, conoscete tutti come è composta, che giocatori, che allenatore, che società, che staff, sì, in proporzione a quello che è stato investito. Quindi questo è quello che io mi aspetto domani, ma è la realtà. Ho dei rientri di Baschirotto e di Bianchi, quindi sicuramente ho un'occasione per, o dall'inizio o partita in corso, di avere delle soluzioni. De Santis non è pronto per fare una partita intera sicuramente. Si sta allenando con noi da 20 giorni con la squadra, è normale che deve mantenere gli step e deve fare delle valutazioni durante gli allenamenti. Io pensavo, magari erroneamente, che lui avesse mezz'ora nelle gambe, questo non è stato confermato, quindi il ragazzo ancora non ha quel minutaggio che ci può consentire di utilizzarlo frequentemente. Lo aspettiamo, come abbiamo fatto con altri, sperando che sia lui il primo a dare dei messaggi in allenamento, perché io devo fare altro che coglierli.